Buonasera, ben ritrovati a tutti voi da intorno alle 9. In queste settimane di emergenza ci siamo abituati a sentir parlare di numeri, numeri sul contagio, statistiche sul trend, sull'andamento dell'epidemia. Insomma, davvero gli scienziati, in particolare i virologi, ci propongono continuamente modelli statistici non sempre di facile comprensione. Cerchiamo quindi di fare chiarezza e lo facciamo con una delle massime esperte italiane in materia. Buonasera e benvenuta Monica Pratesi, professore ordinario di statistica presso l'Università di Pisa e presidente della Società Italiana di Statistica. Benvenuta. Grazie, buonasera. Tra l'altro pratese, quindi siamo molto contenti di ospitarla, ecco. Senta professoressa, partiamo da una considerazione innanzitutto di tipo generale, perché in queste settimane, lo dicevo in apertura, la statistica sembra diventata un po' dominio di tutti e invece non è così, è importante affidarsi a chi lavora tutti i giorni sulla materia. Beh, la ringrazio di questa affermazione. Il mio desiderio e la mia attesa come professore universitario e come ricercatore in questa disciplina è che il linguaggio statistico diventi presto, linguaggio comune per tutti. Solo in questo modo, credo che si possa parlare realmente di, dati utili e di dati che costituiscono, come alcuni hanno detto, il petrolio di questo secolo, il nuovo oro nero. Diversamente, i numeri rischiano di diventare una sorta di argomento da divinazione. E nel nostro paese, purtroppo, le attitudini al problem solving e alla alfabetizzazione, diciamo, quantitativa e statistica non sono molto radicate e quindi, come si è visto in questa epidemia, si rischia spesso, invece di avere una comunicazione chiara e efficace e una comprensione chiara e efficace delle cifre, si rischia di finire in una babele di informazioni delle quali poi ci si orienta poco facilmente. E riguardo all'epidemia, certamente seguire in modo quantitativo l'evoluzione delle cifre è importante, secondo me è rilevante per tutti. Purtroppo però non è così immediato e facile il linguaggio delle cifre e, ad esempio, non è immediato e facile il linguaggio dei grafici. Quindi l'auspicio è che questa epidemia ci insegni che è importante avere anche queste competenze. Io Assolutamente mi sì, fido di. assolutamente sì. Quali sono le attività che come Società Italiana di Statistica state portando avanti nell'ambito di questa epidemia per comprenderla meglio, per studiarne appunto i meccanismi? Beh, prima di tutto abbiamo impostato un coordinamento all'interno delle competenze, tra le competenze di statistica che sul territorio nazionale sono molte e anche importanti. Questo coordinamento, diciamo, scientifico ha poi varcato i confini nazionali per allargarsi anche in paesi molto lontani da noi. Tramite le associazioni scientifiche siamo arrivati a capire come stanno gestendo l'emergenza e la quantificazione in Australia, in Brasile, in Francia, in Spagna, nei paesi europei. E quindi abbiamo cercato prima di tutto un coordinamento e poi impostato un'attività di advocacy presso le istituzioni e il governo affinché la raccolta dei dati sia impostata in maniera più utile e coordinata soprattutto, e affinché ci sia quanto prima un accesso ai dati individuali anonimizzati relativi ai decorsi della malattia e relativi alla sua distribuzione territoriale. Perché al momento attuale va detto che i dati sono diffusi in modo aggregato e questo certamente ci mette a disposizione degli aggregati più stabili, però per conoscere l'evoluzione dell'epidemia e per poter fare le previsioni che hanno sempre dei margini di incertezza, ma insomma margini di incertezza accettabili e contenibili,
E per studiare anche l'impatto dei provvedimenti sono necessari i dati Ecco, ci individuali. arriviamo. Una delle domande ovviamente che ci stiamo ponendo tutti in queste settimane, a cui è difficile immagino poter dare risposta, è quanti sono effettivamente i contagiati nella popolazione italiana, perché questo ci aiuterebbe a capire ovviamente l'incidenza effettiva dell'infezione. È possibile in qualche modo, grazie alla statistica, avere un dato, diciamo, più attendibile o è difficile rispondere? Allora, stia a sentire, qui il discorso diventa difficile perché molte volte ai dati si dà un potere che non hanno. Cioè, i dati sono il riflesso di un fenomeno latente, che è la diffusione dell'epidemia e i suoi meccanismi di contagio. Questi meccanismi di contagio cambiano col passare del tempo e cambiano anche da un gruppo di popolazione a un altro. Insomma, per farla breve, se fra un mese un malato si metterà a sedere sull'autobus accanto a una persona sana, il virus passerà dall'uno all'altro con la stessa probabilità di oggi e con la stessa probabilità di ieri. Allora, quello che è importante è che i dati che ci sono, certamente frutto di un'emergenza e quindi perfettibili, siano letti con criterio. A questo proposito, io vi ho portato due grafici che forse in questo momento sarebbe il caso di proiettare, Sì, giusto ecco, per dare un po' di infatti consistenza. leggiamo i dati appunto della Toscana per capire almeno nella nostra regione che cosa sta accadendo. Allora, guardi, questi dati sono i dati pubblicati dalla Protezione Civile tutti i giorni e dall'Istituto Superiore di Sanità tutti i giorni. La prima tabella riguarda i contagiati e qui vede giornalmente nelle barre azzurre le variazioni assolute, cioè le differenze fra un numero e quello del giorno precedente. Invece in linea ci sono, con la linea continua, le variazioni percentuali, cioè le differenze fra un numero e quello precedente, però divise per il numero precedente, relativizzate alla differenza. Cosa si vede e cosa ci si aspetta da questi numeri? Ci si aspetta, come si vede tra l'altro dall'evoluzione, che le differenze vadano verso zero, cioè che da un giorno all'altro si vada sempre a diminuire e ci si aspetta che diventino negative queste differenze. Come vede però, l'impatto che ha guardando le differenze assolute è molto diverso dall'impatto che ha guardando la linea delle differenze percentuali. Queste vanno a zero già da prima di quanto possano fare e con più ordine di quello che fanno le differenze assolute. Allora, quello che dico io è che una lettura di questo genere, che è elementare ed è fatta sui contagiati, come vede, però presuppone un minimo di attenzione, di riflessione e di comprensione. Guardando questo grafico sui contagiati, le cose stanno andando bene, verrebbe da dire. Andranno sempre meglio, ci aspettiamo. Però mi corre obbligo farvi notare che il numero dei contagiati è un numero che dipende dallo strumento di rilevazione del contagio, cioè dipende dal numero dei tamponi effettuati. Certo. E noi sappiamo bene, perché l'abbiamo imparato, che il primo tampone serve per capire se il virus è presente nelle alte vie respiratorie. Poi se ne devono fare almeno un altro o altri due per capire se siamo malati o no, o siamo guariti o no. E allora il numero dei tamponi di per sé è un valore che sì, è importante. Se lo guardiamo in termini relativi, magari qualcosa ci dice. Ma di per sé il valore assoluto non dice niente, perché potrebbe anche essere 3 volte il numero dei contagi. Ora, Assolutamente sì. io non do la croce addosso a nessuno, perché la Protezione Civile e l'Istituto Superiore di Sanità hanno fatto un lavoro egregio. Sì, rendiamoci conto che all'inizio di marzo non eravamo così esperti a livello nazionale di Covid, cioè il cittadino comune non conosceva l'esistenza, quindi è già tanto poter avere questi dati, che però sono aggregati, riferiti cioè a popolazioni grandi come la Toscana, e di conseguenza per la diffusione epidemiologica del virus dicono poco.
È stata chiarissima. Cosa ci dicono i modelli invece statistici, se qualcosa possono dirci, rispetto alle misure adottate a livello nazionale di contenimento dell'epidemia e cosa aspettarci eventualmente per la fase 2? Allora, senta, i modelli statistici possono dire tanto, sono sempre comunque affetti da incertezza perché si tratta di stime, quindi i risultati vanno presi con le pinze, tra virgolette, essendo abituati a gestire l'incertezza del risultato. Sono modelli probabilistici, quindi non prevedono con certezza. Solo i maghi dicono capiterà sicuramente così. Gli scienziati sono abituati a valutare sia l'incertezza della conoscenza del fenomeno che poi l'incertezza della misura. Quindi sono utili, ma nessuno è sicuramente il modello che prevede con esattezza. E poi per valutare l'effetto delle misure di contenimento è necessario poter impostare degli studi controfattuali, cioè sarebbe necessario poter capire cosa sarebbe potuto succedere se non si fosse rimasti tutti a casa. Quindi per fare una valutazione di impatto servono dati più dettagliati, servono dati che abbiano il potere di mettere in contesto i casi, i contagi e i contagi asintomatici. Metterli in contesto vuol dire riferirli al territorio, riferirli alle attività professionali, riferirli all'età. C'è in corso un'indagine nazionale con un campione probabilistico, e questo è importante, selezionato con un disegno che ammonterà a 150.000 unità. È però un'indagine che mira a stimare la sieroprevalenza, cioè la percentuale degli immuni, detta in maniera molto semplice. Certo. La Toscana avrà un campione grande di circa 20.000 individui, quindi avendo accesso ai dati individuali rilevati dal Ministero della Salute insieme a Istat, questo ci permetterà di capire un po' meglio, ecco, la situazione. In chiusura le voglio fare una domanda, perché si discute moltissimo in questi giorni delle decisioni prese da alcune regioni che si discostano dalle misure di contenimento a livello nazionale. Ad esempio la Calabria ha deciso di riaprire già da questi giorni bar, ristoranti e attività commerciali. Lei come giudica questo tipo di intervento? C'è il rischio che davvero si assista allo scoppio di nuovi focolai? Oppure la tendenza in qualche modo ci rassicura sul contagio? Si può lavorare in sicurezza senza appunto temere il peggio? Ma senta, la diffusione del virus e le sue di attacco della popolazione dipendono molto dal tipo di popolazione che stiamo considerando, dalla sua struttura per età, per esempio, dalla sua mobilità. Quindi da come e quanto ci si muove per andare e tornare dai luoghi di lavoro. Dati su questo, pregressi ci sono, ma correnti no. Ogni regione ha avuto una partenza diversa, una velocità di diffusione del virus diversa e avrà sicuramente un momento di fine diverso. Quindi non è, a mio modo di vedere, sbagliato studiare il fenomeno per regione e prendere delle misure leggermente diverse tra una regione e l'altra. Però si torna lì, non abbiamo i muri invalicabili tra una regione e l'altra. Senza il governo degli spostamenti da nord a sud, da est a ovest nel nostro paese, si rischia non voglio dire rinverdire alcuni focolai e spegnerne altri, ma insomma è necessario che ci sia un'azione di governo centralizzata e un comportamento delle regioni quantomeno concordato col governo e omogeneo, altrimenti il caos potrebbe veramente essere il destino di quindi diciamo un minimo di autonomia con un coordinamento centrale, e poi ricordiamo sempre che ovviamente spetta alla responsabilità individuale dei comportamenti, questo è inevitabile come per tutte le cose. Questo certamente. Io la ringrazio, dottoressa Pratesi, per essere stata con noi, le auguro buon lavoro. Grazie.
Altrettanto. E grazie davvero a tutti voi per averci seguito. Speriamo di aver chiarito un po' di più, almeno a livello statistico, questo fenomeno, ovviamente ancora di difficile comprensione per tutti, in quanto un fenomeno nuovo. Arrivederci e buon proseguimento di serata sulla nostra rete.